Italia sì, Italia no. Vi ricordate questo brano di Elio e lo Storietese fantastico, un po' ironico, un po' adatto a quello che è il nostro paese? È sempre difficile buttar giù una opinione generale per quello che sta succedendo relativamente al nostro paese, a questo cambio di guardia che è avvenuto più o meno lo scorso anno con un cambio di governo che ha cambiato un po' le carte in tavolo da tanti punti di vista. Come facciamo a tirar giù le conclusioni su dove stiamo andando, se effettivamente quello che sono tutti i vari spauracchi che si sentono in TV, nei vari strumenti di informazione o disinformazione italiana sono corretti, oppure tutto quello che sta succedendo può essere analizzato semplicemente guardando dei dati che sono di natura oggettiva, inopinabili e assolutamente indicativi di tutto quello che pensa il mondo del nostro paese. Come si fa? Bene, bentornati in questo video, un video che analizzerà la situazione dell'Italia complessiva, quindi la nostra economia, il nostro paese nel complesso da un punto di vista economico, dove sta andando, dove stiamo andando, perché è più giusto dire dove stiamo andando tutti insieme in questi mesi, e se i pericoli che qualche mese fa erano usciti fuori relativamente all'instabilità politica del nostro paese, soprattutto per quanto riguarda la situazione del debito pubblico, si sono dimostrati veritieri o meno, oppure se la situazione è tornata più o meno alla normalità. E come si fa ad analizzare un dato del genere senza dar retta a tutte quelle opinioni che girano, insomma, nei vari strumenti di informazione? È difficile, ragazzi, perché dobbiamo tendere a valutare dati di natura oggettiva. È l'unico modo che abbiamo per tirar su delle opinioni che non siano influenzate dai nostri gusti, magari la nostra bandiera politica, i nostri gusti in fatto magari di simpatia o antipatia relativamente ai personaggi che sono parte di questo grande spettacolo italiano dal punto di vista politico. Quindi come si fa? Attraverso le analisi dei grafici possiamo tirar giù quello che sono i dati oggettivi e fare delle considerazioni relativamente all'attuale momento italiano nel panorama internazionale da un punto di vista economico. Come si fa? Analizziamo lo spread con il Bund, dei nostri titoli di Stato con il Bund, analisi grafica, perché i grafici non mentono mai, almeno se guardiamo quelli di lungo periodo. Ma prima di iniziare questo video, iscrivetevi al canale Trading On, Mauro Caimi qui con voi. Iscrivetevi al canale per non perdere nuovi video, per non perdere nuove analisi, per non perdere nuovi aggiornamenti. Nella prossima settimana faremo l'analisi delle quotazioni relativamente ai mercati delle criptovalute e poi ci saranno tante, tantissime sorprese con serbo per voi con i prossimi video. Quindi iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina di YouTube per ricevere le notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Bene, per analizzare il grafico ovviamente ci dobbiamo spostare sulla nostra piattaforma TradingView per capire, come vi ho detto, se Italia sì o Italia no. Analizziamo lo spread con il Bund tedesco. Per i più smemorati ricordo che lo spread tra il BTP Italia e il Bund italiano altro non è se non il differenziale del tasso di interesse pagato sul debito pubblico. Immaginate di andare in banca e voi siete un super imprenditore, avete soldi a palate, siete l'Amazon praticamente nel nostro esempio, andate in banca e dite io voglio un prestito, la banca apre tutto, vi dice ti regalo i soldi, tu pagami questo tasso di interesse, che è un tasso di interesse molto molto basso. Poi va un'altra persona che invece è piena di debiti e dice io voglio pure i soldi, la banca gli dice ok, tu puoi avere i soldi, però siccome c'è molto rischio su di te mi devi pagare più dindini, quindi mi devi pagare più tasso di interesse. Che cos'è lo spread? Il differenziale fra la persona straricca e quella invece con problemi economici. Siccome quella con problemi economici paga di più, noi facciamo il differenziale tra quanto paga quella con problemi economici e quanto paga quella che invece ha soldi veramente da regalare a tutti, e questa differenza si chiama spread. Ecco lo spread italiano per quanto riguarda
il Bund tedesco. Intanto, analisi si basa su un time frame daily, perché non ci serve assolutamente un time frame minore. Quello che era interessante vedere, ragazzi, è l'andamento degli ultimi mesi. Qui siamo a maggio del 2018, quello che vedete qui è esattamente l'impennata che ha avuto il nostro spread dopo il cambio di governo politico. Allora, andiamo, siamo quasi a un anno dalle elezioni, andiamo a vedere alcuni valori fondamentali. Intanto, per fare un confronto fra il prima e il dopo, dobbiamo intanto capire il prima dov'era, ragazzi. Allora, il prima era esattamente in questa fascia di prezzo che vedete qui, ve la indico con questi due valori. Quindi il nostro spread oscillava in sostanza tra i minimi di più o meno 100 e i massimi di 200. Questo era il livello di oscillazione per quanto riguarda lo spread nella sua struttura naturale, in quello che più o meno è legato a un impatto economico, ragazzi, non dipende dai fattori politici, assolutamente dipende dal fatto che comunque il nostro Stato rispetto, quindi l'Italia rispetto alla Germania, è un po' più indebitata, quindi ha più debiti e avendo più debiti chiaramente paga un tasso di interesse superiore, un problema di natura economica che non dipende da questioni di bandiere politiche o da politiche di governo. Quello che è successo in sostanza dopo le elezioni è stata la rottura di questo livello che, badate bene, dal punto di vista di trend sembrerebbe essere indicato come un livello di resistenza che è stato rotto, poi è diventato un livello di supporto. Che cosa è successo in questo anno? Quello che è successo è molto semplice: ci siamo spostati su una fascia di prezzo dello spread un po' più elevata, cioè che va tra 200 e 2,90, esattamente quasi 100 punti in su, quindi un punto percentuale. Guardate la nuova fascia di oscillazione del mercato. Questa fascia di oscillazione ci indica che il nostro paese in sostanza è definito più rischioso rispetto al passato. Andiamo anche a vedere delle peculiarità, delle particolarità. Qui questo tipo di livello, che sono i 330, ha resistito ampiamente. Attenzione, se qualcuno di voi se lo ricorda, tantissimi mesi fa avevo fatto anche un'analisi dove indicavo un livello importantissimo, il fatto che questo livello di 330 non fosse e non doveva essere rotto al rialzo, altrimenti ragazzi sarebbero stati problemi seri per i nostri titoli di Stato. Così non è stato, per fortuna, quindi il sistema ha retto e il mercato dei titoli di Stato italiano ha iniziato questo trend ribassista di breve periodo. Breve periodo sempre per quanto riguarda il grafico annuale, ragazzi, stiamo parlando di obbligazioni, quindi non di criptovalute. Capite bene che un breve periodo, in questo caso parliamo da novembre a oggi. L'Italia è considerata stabile intorno a questi valori di rischio. E se volessimo proprio dirla tutta dal punto di vista di trading, abbiamo un trend tendenzialmente discendente, ma che si è fermato negli ultimi mesi, perché vedete non riesce a rompere questo livello. Soltanto un rientro sotto la fascia dei 200 per quanto riguarda lo spread italiano farebbe presagire una fase assolutamente positiva da un punto di vista di stabilità per il nostro paese. Conclusione: per quello che riguarda il grafico, quello che possiamo capire facilmente in maniera oggettiva, al di là delle opinioni politiche, è che il tasso di rischio complessivo del nostro paese da un punto di vista internazionale, di quello che vede il mercato internazionale dell'Italia, si è innalzato, ma non di molto. Mentre nell'ultima parte, passato lo shock iniziale, vedete che lo vedete qui in questa fase, nell'ultima parte da novembre in poi si sta riassorbendo tranquillamente e sta rientrando a valori più o meno leciti, ma siamo ancora a valori superiori a quella che era la situazione preesistente. Come valutare queste informazioni oggettive? Prima considerazione: questo innalzamento del livello di rischio percepito a livello internazionale a cosa è dovuto? È dovuto nella stragrande maggioranza dei casi a quello che è stato il famoso DEF, cioè la presentazione della legge con il deficit aumentato, perché l'Italia ha assunto maggior debito aumentando il famoso deficit nei confronti delle precedenti leggi di bilancio. Quindi che significa in termini oggettivi? Significa
che ci stiamo indebitando di più, e indebitandoci di più, ovviamente, il tasso di interesse, quindi lo spread, sale, ragazzi. Questo incremento che abbiamo visto di un punto percentuale circa, più o meno oscilla rispetto al passato, adesso siamo più o meno a un punto percentuale sopra la media degli anni passati, è dovuto proprio a questa volontà dell'attuale governo di fare più deficit per rilanciare il sistema economico. Il secondo punto è relativo probabilmente alla politica internazionale. Da novembre in poi c'è stato un riassorbimento di quella che era la sensazione di rischio, e quello è di natura politica. Sicuramente, perché evidentemente da un punto di vista politico a livello internazionale ci sono state delle situazioni che hanno fatto tranquillizzare alcuni importanti finanziatori del nostro paese. Terzo punto da tenere in considerazione e ultimo per quanto riguarda questo video è relativo al fatto se l'Italia tornerà o meno nella situazione di stabilità per quanto riguarda il debito nei prossimi mesi. Per rivedere lo spread nuovamente nella fascia di prezzo che avevamo tantissimi anni fa, quando il paese era sostanzialmente bloccato, quindi tendenzialmente guardava solo esclusivamente ai conti per mantenere il tasso di indebitamento il più basso possibile e non farlo crescere, per vedere lo spread rientrare in questa fascia di prezzo dovremmo vedere i risultati di queste nuove politiche economiche da un punto di vista di rilancio del paese, cioè di PIL. Semplicemente, se il governo riuscirà a mettere in atto la macchina del PIL, a iniziare a fare occupazione, a quel punto probabilmente questo maggiore indebitamento andrà a confluire in una maggiore crescita per quanto riguarda il nostro Stato e porterà nuova stabilità anche sui titoli di Stato, e il nostro tasso di indebitamento, cioè lo spread, tornerà a scendere. In conclusione, Italia sì, Italia no. Io direi semplicemente Italia forse, perché è stata fatta una politica che è mirata esclusivamente al tentativo di poter rilanciare la struttura economica del paese, quindi il PIL, l'occupazione e tutto il resto. Ma facendo anche questa politica, come tutte le cose, cambiando quello che era una situazione preesistente, si ci assume anche il rischio che queste politiche appunto non vadano a buon fine. E se effettivamente queste politiche non andranno a buon fine, a quel punto sarà stato un nulla di fatto e ci saremmo indebitati ulteriormente di più. Ma se queste politiche andranno a buon fine, avremmo rilanciato il sistema economico e vedremo ritornare il nostro tasso di indebitamento nella fascia naturale di oscillazione, che è tra 100 punti e 200 punti. Quello che più o meno è sempre stata nel corso degli anni rispetto ai nostri cugini, fratelli, cugini, sono francesi, tedeschi, che so, zii, boh, nonni non sicuro. Bene, per oggi è tutto, abbiamo fatto un'analisi un po' più delicata, un po' più particolare, ma estremamente interessante. Iscrivetevi al canale Trading On se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un grande pollice per questo video, perché è importantissimo per me, importantissimo, mi aiutate a crescere. E per voi è assolutamente gratis. Noi ci vediamo lunedì con l'analisi del mercato delle cripto e mi raccomando, buon weekend a tutti. Ciao!